Bentrovati a tutti a questo nuovo appuntamento con il Professionista Risponde, oggi dedicato esclusivamente all'estetica ma anche alla nutrizione e immancabilmente presento la mia ospite, la carissima dottoressa Eliana Lanza. Bentrovata, dottoressa. Grazie Martina e bentrovati ai nostri telespettatori. E immancabilmente presento anche la nostra collaboratrice, nonché la nostra focus sull'argomento che è Erika Giuffrida. Bentrovata Erika. Ciao Martina, bentrovati a tutti i nostri telespettatori, sia televisivi che dal mondo dei social, perché io raccolgo tutte le domande che ci arrivano, le abbiamo esortati a scriverci e sono arrivate tante domande. Come sempre io vi ricordo che potete scriverci anche alla nostra mail, che è redazione@futurapress.it. È attivo anche il numero su WhatsApp, quindi potete scriverci anche lì al 320-693-8702. Bene, come diceva Enrica, sono veramente molto attivi, soprattutto anche sul nostro mondo social, e quindi io non farei attendere i nostri telespettatori, o i nostri nauti ovviamente di internet, e partiamo subito con la prima domanda, Enrica. Sì, leggiamo subito la prima domanda, arriva appunto dal mondo dei social, la nostra amica ci chiede: dottoressa, buonasera, volevo sapere se lei applica il Botox nella parte mandibolare. Grazie, la seguo sempre sui social. Prego, dottoressa. Sì, allora, intanto la ringraziamo perché ci segue. È sicuramente la parte mandibolare, che poi è un muscolo che si trova sulla guancia, quindi non proprio sulla linea mandibolare, che si chiama massetere, viene trattata, io la tratto. E viene trattata non solo per motivi estetici, ma anche per patologia. Una delle patologie più note anche ai nostri telespettatori è il bruxismo, quindi questa caratteristica di quei pazienti che di notte digrignano, che causa un'ipertrofia, quindi un po' come se noi portassimo in palestra questo muscolo, del muscolo massetere. Quando abbiamo un'ipertrofia del muscolo massetere, abbiamo quasi come se fosse una linea mandibolare più larga e quindi un volto un po' più mascolino. Nell'uomo ci piace, nella donna un po' meno, quindi per avere un po' un effetto lifting e per triangolarizzare il volto, che ci dà questo effetto di bellezza nel volto della donna, sicuramente andiamo a trattare il massetere riducendone la contrattilità. Bravissima dottoressa, ho subito una curiosità sull'argomento. Quando parliamo di Botox, ci sono delle controindicazioni? Cioè ci sono delle parti del corpo che non è possibile trattare con il Botox? In realtà no, possiamo trattare tutti i muscoli del nostro corpo, infatti la tossina viene utilizzata anche per molte patologie, anche nei bambini. E le Che sia importante anche controindicazioni, nei bambini, sì, quindi anche nei evidenziamo. bambini, quindi per farvi capire la sicurezza di questo farmaco, ed essendo un farmaco ha superato tutte le varie fasi della ricerca, ci permette di trattare quindi tutti i muscoli, lo trattiamo anche il collo, trattiamo il décolleté, e gli errori, quindi le controindicazioni spesso sono date da malpractice, quindi al momento in cui si ha una diffusione della tossina nel muscolo sbagliata abbiamo la controindicazione. Vorrei sottolineare una cosa che ho notato in questi ultimi mesi, non l'ho notato solo io, l'hanno notato anche alcuni altri miei colleghi che fanno questi trattamenti, è come se i pazienti che hanno sempre fatto Botox, forse legato a tutti questi nuovi virus che abbiamo avuto in questi anni, diventano un po' più reattivi. Quindi a volte le iniezioni da Botox, che normalmente sono senza una reazione cutanea, quindi la paziente Quindi. esce dallo studio come se non avesse fatto nulla, in Ok. realtà in tutti i punti di inoculo dà per qualche giorno una manifestazione infiammatoria. Non è una cosa grave, basta prendere un po' di Bentalan o comunque un po' di bromelina per sfiammarli più rapidamente, però succede. A me è successo a 5 pazienti, ad un'altra mia collega è successo a 2 pazienti, ed erano tutti i pazienti che avevano già fatto tossina botulinica. Quindi Può capitare, ma può non è capitare, grave. non è Quindi non, in grave, questo caso non è e il in caso questo di caso non è colpa allarmarsi. del medico che vi ha fatto il trattamento, quindi vorrei tranquillizzarvi in tal senso. Non è detto che dopo 6 mesi, quando lo rifarete, ricapiterà. Bene, io andrei avanti con le curiosità, quindi nuovamente linea ad Enrica per capire se dal web ci sono altre domande.
Sì, è arrivata una curiosità, ma piuttosto è uno spunto di riflessione, la leggiamo insieme. L'aumento dei social media ha portato a un maggiore focus sull'aspetto estetico. Quali sono i rischi e i benefici psicologici legati alla ricerca della perfezione estetica attraverso la medicina? È una bella domanda, bella corposa, dottoressa. Assolutamente una bellissima domanda che ci dà spunto per parlare di argomenti importanti, perché il trattamento estetico, io non lo ritengo puramente estetico. Il trattamento estetico ti dà un benessere psicofisico importante. Oggi star bene con la propria immagine allo specchio è fondamentale, ci rende anche più sicuri di noi stessi. Quindi sì alla medicina estetica, ma ricordiamoci che è medicina, quindi di base va fatta sempre una visita e va valutato se quel trattamento è idoneo, perché a volte il paziente richiede un trattamento che non è quello idoneo per la riarmonizzazione del proprio volto, del proprio corpo. Dall'altra parte vedo a volte delle ragazzine, ma anche delle donne un po' più mature, che hanno questa spasmodica ricerca della perfezione e poi non sono mai soddisfatte del risultato finale. E quindi lì diventa un po', fra virgolette, patologica questa ricerca della perfezione, e io non la condivido, perché in realtà le imperfezioni fanno parte di noi, ci rendono unici, e quindi a volte è giusto mantenerle, come è giusto mantenere ogni tanto una ruga, perché su una pelle, l'ho detto tante volte, una bella pelle curata, anche se c'è una ruga in più, è soltanto la dimostrazione della vita che abbiamo vissuto, quindi che ben venga. Una donna di 60 anni non potrà mai poi mai avere la pelle di una ventenne, però può avere una bella pelle e sembrare una bella donna di 50-60 anni. Bellissima risposta, d'accordissimo, perché quando parliamo di edonismo e ricordiamo gli uomini dandy, già dall'Ottocento si parlava ovviamente di cura maniacale, attenzione maniacale alla bellezza, quindi non credo anch'io che sia relativo al mondo dei social, anche se adesso si estremizza. Ma volevo chiederle, dottoressa, è difficile veramente dire no a un paziente che magari secondo lei vuole intervenire in ambiti dove nel suo caso personale non è il caso di intervenire? Sì, è difficile, ma è necessario. Non è bello dire no al paziente. Io a volte sottolineo che a me converrebbe economicamente, certo, dire sì alle loro richieste, ma io faccio sempre il medico e quindi devo ricercare sempre il benessere del paziente, e a volte preferisco perdere un paziente, preferisco mandarlo altrove perché c'è chi gli dirà di sì, che fare qualcosa che va contro il mio ideale, perché alla fine io ho un ideale di questo lavoro, no? Quindi la ricerca dell'armonizzazione e il benessere del paziente. E questo io metto un appunto, è professionalità, dottoressa. Sì. Do nuovamente la linea alla nostra carissima Enrica, che sicuramente avrà un'altra curiosità. Sì, adesso spostiamo un po' l'attenzione sulla parte dell'alimentazione. Infatti Giusy da Catania ci chiede: dottoressa, la dieta chetogenica è efficace in vista dell'estate? Ci sono dei rischi o delle precauzioni da seguire? Ah beh, questa è la domanda delle domande. Tutte le donne abbiamo un rapporto pessimo con la dieta, devo dire. Prego, sì, dottoressa. Allora, devo dire che la dieta chetogenica è una dieta medicale che dovrebbe fare solo il medico, e quindi se fatta col medico, devo dire che non ha effetti collaterali, anche perché oggi non facciamo più delle diete iperproteiche, ma le facciamo proteiche bilanciate. Questo vuol dire che in base al peso corporeo mettiamo più o meno 1.2, 1.5, al massimo 2 grammi di proteine pro chilo se parliamo dell'uomo, e inseriamo anche una piccola dose di carboidrati, massimo 40 grammi al giorno, che ci permettono di andare in chetogenica, cioè di produrre corpi chetonici, ma evitare tutti i rischi per la salute delle vecchie iperproteiche. Certo. Quindi sì alla chetogenica in vista dell'estate, perché ci dà un dimagrimento rapido. La parte fondamentale poi è il mantenimento, perché molti pazienti perdono peso e poi abbandonano totalmente e ritornano al vecchio stile di alimentazione. Quello è l'errore. Quindi poi la chetogenica ci fa dimagrire velocemente, andiamo in mantenimento e impariamo a mangiare. Bene, ho una curiosità, dottoressa, quando si parla di chetogenica molto spesso ci affidiamo al web, quindi nel web ci sono tante fandonie, sottolineiamo, ci sono dei limiti temporali? Cioè molto spesso si dice si deve fare la dieta chetogenica per 15 giorni, è vero o in realtà dipende sempre dal paziente? No, non è vero, una chetogenica bilanciata la potresti fare anche per tutta la vita. Ecco.
bene. Quindi è fondamentale che venga ben bilanciata per non avere rischi per la salute. È anche vero che seguire sempre un regime alimentare alquanto ristretto potrebbe poi far assopire un po' il nostro metabolismo. Okay. Quindi poi nei nostri pazienti non ricerchiamo la chetogenica a vita anche per questo motivo, però sicuramente un'alimentazione che sia preferenziale verso le proteine fa bene a tutti, perché ricordiamo che i carboidrati e gli zuccheri infiammano. L'infiammazione ci fa invecchiare, non è un invecchiamento estetico, ma è un invecchiamento multiorgano che poi ci farà arrivare a delle patologie spesso metaboliche complicate da gestire nell'età avanzata. E abbiamo sfasato un altro falso mito, nuovamente linea d'Enrica. Passiamo alla prossima domanda, la nostra amica Katia da Palermo ha una curiosità. Ho 39 anni e vorrei uno sguardo più disteso, ho le palpebre cadenti, c'è un modo per alzarle senza chirurgia? Bella domanda. Sì. Bella domanda, Katia. Uno mi viene da dire, ma perché la chirurgia no? Se la problematica è chirurgica, basta affidarsi a chi sa fare bene il proprio lavoro e in un giorno abbiamo risolto il nostro problema, ma se proprio non si vuole fare la chirurgia, si può in qualche modo valutare la tossina botulinica, si possono valutare delle tecniche al plasma, quindi sono dei laserini che creano una carbonizzazione dell'epidermide superficiale che creano retrazione del tessuto. Però quando la problematica è veramente chirurgica, io al mio paziente consiglio vivamente la chirurgia. Quindi in certi casi la chirurgia è sicuramente più efficace. Assolutamente sì. Se invece il problema è lieve, possiamo intervenire con tossina e laser al plasma. Anche in quel caso ovviamente è bene rivolgersi a un professionista che sì. darà le giuste indicazioni. E io do la linea alla nostra professionista Enrica per capire il web. Ci sono altre curiosità? Sì, abbiamo il tempo ancora per una domanda. Arriva dai nostri social in questo caso e ci chiedono quali sono le migliori alternative allo zucchero raffinato. Ha dei consigli per limitare l'assunzione di zucchero nella dieta quotidiana? Sì, è una bellissima domanda, perché io lo zucchero lo bandirei dalle nostre tavole per quello che vi ho raccontato prima, perché in realtà ci invecchia. Questa è una notizia brutta che lo zucchero. E allora, o niente zucchero, o l'eritritolo, che è uno zucchero a basso indice glicemico. Poi ci sono tanti zuccheri naturali, tipo la stevia, che però a mio parere ha un brutto sapore. Mm-hmm. Oppure, per quanto sia comunque zucchero, il miele è sempre ben accetto sulle nostre tavole, molto più che lo zucchero raffinato, ma anche lo zucchero di canna. Quindi sfatiamo un po' il mito che lo zucchero di canna fa meno male dello zucchero bianco. Quindi questo è anche importante, cioè anche lo zucchero di canna fa male. Ahimè, sì. Bene, io ringrazio come sempre la nostra dottoressa, la dottoressa Eliana Lanza, per i preziosi consigli e anche per le fake news che ci ha sfatato, e do al volo la linea d'Enrica per ricordare ovviamente anche i nostri appuntamenti social. Sì, vi ricordo che potete continuare a seguirci attraverso i nostri social, anche lì potete scriverci via mail a redazione@futurapress.it, numero WhatsApp 320-693-8702, e per rivedere le puntate del Professionista Risponde vi aspettiamo sul nostro canale YouTube. Grazie. Per questa edizione è tutto, al prossimo appuntamento.